frutto di un lavoro di ricerca che da poco tempo abbiamo approntato nell'ambito delle attività della Soprintendenza, in quanto dal mese di novembre il Ministero, la Direzione Generale, Sezione Sesta, ha deciso di recuperare questo patrimonio nell'ambito delle competenze delle Soprintendenze, anche il patrimonio del marchio antropologico. Per cui io che ho avuto in carico da poco tempo sto tentando di orientare una serie di iniziative che mettono in rilievo gli aspetti più interessanti, non solo, quindi, diciamo, genericamente folklorici, ma antropologici. Quindi è sembrata un'occasione unica con la festa della musica rilevare le maggiori attestazioni presenti sul territorio della provincia di Salerno. Quindi ho recuperato, anche se sono alcuni che provengono da riti natalizi, riti pasquali, quindi battenti di minori che da qualche anno fanno parte del patrimonio della città, demo etno antropologico della città di minori, e poi ci sono i battenti minori con le loro musiche, con i loro canti polifonici che svolgono durante il giovedì e venerdì santo. Poi ho recuperato il gruppo che suonerà la pastorale di Caggiano, gruppo folk, che parte di un patrimonio appunto locale messo in evidenza per la prima volta da questo etnoantropologo americano Alan Lomax, che nel 1955 venne in Italia, fece questa ricerca e rilevò appunto questa. Poi ci sarà il cantore della Madonna delle Galline, che è Vincenzo Romano, che ha insomma recuperato anche questo aspetto proprio della processione come bene immateriale, perché stiamo tentando in qualche modo di recuperare. Quindi ci sarà un gruppo di quattro e poi ci sarà un altro cantore della Valle del Sarno e poi il gruppo dei cantori d'altro canto, che è un'associazione salernitana. Quindi abbiamo cercato di rilevare questo aspetto musicale, folklorico, antropologico, per mettere in evidenza quella che è la peculiarità di un territorio della provincia di Salerno e della città. È chiaramente una ricerca che io e il gruppo si svolge anche su Salerno, sia su Salerno che a Velì, quindi nel prossimo mese avremo modo di vedere un po' della musica il 25 giugno sono tante le iniziative da scoprire. Sì, dunque la Festa della Musica è un appuntamento ormai mitico del nostro Ministero, il quale in tutta Italia promuove una serie di iniziative anche di carattere spontaneo. Non è necessario che coloro che si esibiranno in tutte le piazze, in tutti i luoghi della cultura del nostro paese, siano necessariamente degli strumentisti di vaglia o di grido. L'importante è avere voglia di suonare insieme, di conoscersi, di contaminare i vari generi e questo è ciò che è nello spirito di questa festa, favorire l'incontro della gente. Anche Salerno quindi avrà i suoi momenti, la nostra soprintendenza quindi ha promosso sia Salerno che nel Salernitano una serie di eventi che si apriranno qui nella nostra sala conferenze della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e di Avellino con una lezione spettacolo alla quale abbiamo invitato da una parte come musicisti un gruppo di strumentisti valenti, ma che nella vita si dedicano a tutt'altro, sono dei medici, sono degli operatori sanitari, ma sono anche degli studenti, i quali da tempo quindi si incontrano per vivere insieme dei momenti di contaminazione musicale e provare le armonie di un stile, di un genere, il jazz, che è il jazz manouche, che praticamente contamina la tradizione zigana con il jazz americano. Quali gli altri eventi velocemente? Altri eventi, quindi abbiamo praticamente a Largo Montone, in serata, questo sarà al mattino, questo di cui ho parlato sarà al mattino alle 11.30. Mentre in serata alle 19.30 a Largo Montone, sempre nel centro storico, avremo modo di incontrare armonie della tradizione musicale del Salernitano, alternative
torneranno tantissimi gruppi che provengono da tutto il Salernitano. E poi ancora a Buccino, presso il Museo Archeologico, alle 20 ci sarà un'esibizione di un gruppo jazz nel complesso meraviglioso del complesso agostiniano, che appunto al suo interno ha il museo, ha una bellissima chiesa, la chiesa di Sant'Antonio, della quale al momento stanno andando dei restauri, e il chiostro. È purtroppo un incendio scoppiato al di fuori del parco, nella zona a nord dell'Acropoli, è arrivato, ha raggiunto, ha superato il limite ed è entrato nell'area del parco. Siamo tutti molto addolorati perché adesso il parco, che era un insieme inscindibile di bellezze naturalistiche e archeologiche, si presenta più nudo, in alcune parti bruciacchiato, quindi certamente esteticamente c'è stata una privazione. Però dobbiamo dire che fortunatamente, grazie alla sinergia che da tempo si è stabilita col comune di Ascea e con la comunità montana Bussento, Mingardo e Lambro, era stato fatto un esteso diserbo in tutta l'area, quindi diciamo, le fiamme non hanno avuto di che stazionare nei pressi delle strutture archeologiche, quindi non ci sono danni fortunatamente alle strutture archeologiche, però occorre fare un controllo della stabilità degli ancoraggi prima di riaprire il parco al pubblico. Infatti dalla giornata di oggi, cioè dalla giornata di ieri, ma anche oggi, nei prossimi giorni sarà chiuso, perché dobbiamo verificare anche i percorsi, quali sono in sicurezza, quali possono avere dei problemi, allora ovviamente non li lasciamo visitabili. Ci auguriamo di poter fare comunque il concerto che era previsto nell'ambito delle manifestazioni della Festa della Musica per sabato prossimo, magari delocalizzandolo nella zona della Masseria Cobellis, che sembra, diciamo, più in sicurezza, chiaramente previo sopralluogo tecnico. Ho avuto notizia per tutti quanti voi ieri e scorgo nel suo volto anche molta preoccupazione. Sì, sì, perché Velia è il nostro fiore all'occhiello, avevamo e abbiamo puntato molto sia sugli accordi sul territorio, abbiamo collaborato con altre istituzioni per una mostra sul Cilento che servisse anche da traino a tutte le località sia della costa che dell'interno, tra cui chiaramente Velia, la mostra che sta a Pestum, ovviamente mi riferisco. Quindi diciamo è un brutto colpo, d'altra parte questo è un periodo in cui tutti lamentano questo grande caldo, questa siccità, quindi diciamo purtroppo non sappiamo cosa.